Sì, tenete conto che questo non è uno sforzo da poco, perché di fronte a 3.000 interventi circa che si fanno in un anno attraverso questa sezione di lavoro, vuol dire avere un contatto con un numero di persone molto elevato. È ovvio che quando si chiede un servizio e quando lo si eroga, soprattutto bisogna che ci siano le migliori condizioni perché questo possa svilupparsi. Abbiamo, grazie anche alla collaborazione fra il Comune di Bucine e le istituzioni, in questo caso sia la ASL che il CRT, abbiamo migliorato l'accoglienza, abbiamo migliorato gli spazi e soprattutto anche il clima. Quindi siamo in condizione di poter dire abbiamo fatto un passo avanti notevole, ma certamente si può migliorare ancora e prossimamente faremo anche altri interventi, perché il bacino di utenza si può ancora ulteriormente allargare in una dimensione anche qualitativa per la soddisfazione dei nostri cittadini. È ovvio che serve molte zone, non solo il Comune di Bucine, ma anche le aree vicine, non solo tutta la Val d'Ambra, ma anche poi persone che vengono da Pergine, ma anche dalla Terina, e ovviamente, essendo una struttura a servizio del sistema complessivo, quando c'è lo spazio anche persone che provengono da altre zone, possono venire anche da Montevarchi. Ovviamente il servizio è aperto tutti i giorni, la palestra non è solo a servizio del CRT, ma anche a servizio di associazioni, soprattutto dei cittadini, quindi è un buon esempio di integrazione, non solo di collaborazione tra le istituzioni, ma anche di integrazione di servizi per la nostra gente. Io sono soddisfatto, è un primo passo di miglioramento, ne faremo altri. L'impegno dell'amministrazione è stato importante, deciso negli ultimi anni. Abbiamo approvato il consuntivo nel mese di aprile, si sono visti bene gli investimenti e gli impegni appunto di questa amministrazione per l'RSA, per una realtà come questa. Ovviamente gli sforzi ci sono e continueranno anche nei prossimi anni, perché questa è una realtà importantissima per il Comune di Bucine e per tutta la vallata del Val d'Arno. Quindi questa è una giornata importante per capire quanto appunto l'amministrazione tiene alla realtà dell'RSA e appunto, che appunto da oggi si dota anche di una nuova struttura, ma appunto quella del CRT.